Herman, buongiorno. Buongiorno. Ma cosa ci fai qui in cima alla Tognola, che sei un nazionale di sci alpinismo e hai di sci da discesa? Ma in queste bellissime giornate piace anche a me fare un po' meno fatica e godermi di più le piste. A proposito, stavo per andare a vedere una pista, la nera di Tognola. È la più tecnica che abbiamo nel comprensorio. Se ti va di venire... Io ti seguo volentieri. Perfetto. Andiamo. È una fortuna che non ci sia nessuno. Come abbiamo visto, la pista è chiusa, la faremo con la massima cautela. Però io ci tenevo a fartela vedere. Abbiamo chiesto permesso e per oggi possiamo farla in esclusiva. Beh, abbiamo fatto 4 curve, Herman, e ti si apre questo scenario alle spalle col paese, le pale. Vale il prezzo del biglietto solo questo. Mamma mia, hai visto che panorama? Non ce n'è per nessuno. La pista parte con qualche curva più pianeggiante. Adesso cominceranno i primi muri e da qui in poi non molla più. Diciamo che queste prime curve ti invitano a correre, poi lì la pista sparisce dallo sguardo e comincia a essere interessante la faccenda. Comincia a essere interessante, sì, soprattutto per queste curve ad angolo che ti nascondono un po' cosa c'è dopo, come una sorpresa. Però questi muri ti invitano anche a stare cauto, sì. Come ti trovi con questi scarponi? È ben diverso. Diciamo che sono abituato a un assetto più race. Diciamo che le cose a sci alpinismo tra carbonio e sci stretti non arriviamo sui 3 kg. Quindi avere ai piedi degli sci così fa la differenza, è un po' strano. Adesso la situazione si fa ancora più dura. Iniziano i muri veri. Quelle che tu fai in salita. Spesso. Meglio farli in discesa. Molto meglio farli in discesa. Abbiamo incrociato due sci alpinisti che correttamente salivano fuori pista. Esattamente. Diciamo che da normative, regole, non si può salire in pista, è pericoloso per noi e anche per chi scende. Quindi fare così come hanno fatto loro, stare fuori pista, stando attenti, è la cosa migliore. Andiamo! Herman, c'è una tecnica particolare per scendere con gli sci da sci alpinismo? Oddio, non si tratta tanto di scelte o tecniche particolari, si tratta più che altro di andare il più veloce possibile. Infatti noi sci alpinisti siamo spesso presi in giro che saliamo facendo curve e scendiamo giù dritti, mentre nello sci alpino si sale su dritti e si fanno curve in discesa. È incredibile come sia mossa questa pista, con curve contro curve, piccoli dossi contro pendenze, non ti consente un attimo di relax. Esattamente, è molto ritmica, non ti lascia molto riposo. Adesso entriamo nella vera parte nera con i muri finali. Herman, vedo che l'hai riconosciuta. Valeria, buongiorno. Ciao Dario. Cosa stai controllando qui in pista? Lo stato della pista. Siete scesi, hai visto, è quasi pronta, ci manca poco, ma volevo capire a che punto siamo. Abbiamo cannoni di ultima generazione su tutta la pista che hanno un rapporto tra neve prodotta e acqua consumata, piuttosto che energia consumata, acqua utilizzata,
veramente molto molto migliorato. Noi allora ti lasciamo il tuo lavoro, adesso continuiamo nel nostro divertimento.